È arrivato il momento di unirti a noi. Sei pronto, papà? Dormo oggi alle 8:30 live con Lucy Lane. Mi raccomando, la farò giocare per la prima volta su Minecraft. È una live da non perdere, ma soprattutto link in descrizione, perché potete preordinare proprio in questo momento il mio fumetto su Amazon. Ok ragazzi, mi dispiace, ma dovete andarvene via, perché io sonno, sciapolette. Via! Via! Via, sì, 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 via tutti. Allora, la Switch, la tengo io. Come te la dici sulla Switch? Ma vabbè. Sì, sì, ruba. Potete fare, ciao. Guarda, bambino, te, oh. Sì, ciao. Sì, va. Andate via, andate via. Ma ti ringrazio per quello che faccio per voi. Sciavolette, vi li faccio giocare in camera mia. Guardate come mi trattano, sciavolette, solamente perché ho un po' di sonno. Ah. Vabbè, comunque, in ogni caso. Perché mi serve? Ma questo universo veramente mi sta andando tutto contro. Non so per quale motivo. Da quando è morta Dolcetta, la mia famiglia, tutti quanti ce l'hanno un po' con me. Sciavolette. Vabbè, allora vado a mettermi il pigiama. Che è proprio qua. Perfetto. Ah, ok. Ottimo, perfetto. E adesso, buonanotte, Sbreezer. Buonanotte. Ah, mannaggia me. È vero, mi scordo sempre di mettermi il pigiama. Sciavolette. Eh? Cosa? Ma tu non sai che io sto facendo un contest su Instagram? Beh, inizia a seguirmi, perché vedi che sto facendo proprio un contest su Instagram di 5.000 V-Bucks. Perché io gioco un sacco a Fortnite. Però onestamente oggi ho tanto sonno e quindi mi ero vado prima a letto magari. Ah, è proprio così la vita. Cosa? Come cacchio? Ma? Come cacchio ho fatto a chiudersi questa porta? Non ha alcun senso. Ma? No, 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 aspettate, qua ci deve essere un zampino di qualcuno. Perché tutte le finestre sono chiuse, d'altronde. Che cosa cacchio? Com'è possibile una cosa del genere? Vabbè, probabilmente è una sensazione che magari sto pensando un po' io. Ci vuole, ok, meglio se la chiudo in realtà questa porta, ok? Meglio così. Ok, allora, vediamo un po' cosa devo fare. Ci vuole, quella porta mi ha completamente disorientato in questo momento. Ah, ok, dovevo lavarmi i denti. Ok, quindi... Ah, perfetto, puliamo un po' qua, apriamo il rubinetto. Ottimo, perfetto, chiudiamolo. Ok, ottimo. Sciabolette, che casino, veramente. Cosa? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sciabolette. La porta! Si è chiusa la porta! Ehi, aprite sta cacchio di porta! Ehi! Sciabolette. Cosa sta accadendo? No, 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 non è normale questa cosa. Freezer. Freezer, perché l'hai fatto? Perché? Dolcetta! Oi! No! Apri questa porta! Dolcetta! Dolcetta! No, dove cacchio è andato? Non la vedo. Non la vedo. Eh? Cosa? Quello è Freezerino. Oh mio Dio, la mia famiglia mi sta perseguitando, sciabolette, questa è la cosa più brutta che mi potesse mai capitare. Oh mio Dio, cosa sta accadendo? Cosa cacchio sta accadendo? Oh mio Dio, ti prego, ti prego, ti prego, lasciatemi stare, lasciatemi stare, no, no, papà, papà. Freezer. No, vi prego, vi prego. Male. Cosa? Sono sotto. Sono sceso in casa di senso. Ma che cosa ci faccio qua? Lo sciabolette. Oh, che sta dormendo. Oh mio Dio, questo è un gran casino, sciabolette. Lo capite, ragazzi? Perché mi sarei vista perseguita tutta la mia famiglia. Probabilmente qua c'è lo zampino di Mavis. Quando li ha uccisi, probabilmente il loro corpo mi sta perseguitando per tutto questo tempo. Ed è la cosa più macabra e brutta del mondo. Oh mio Dio, speriamo che stia solamente sognando, che sia tutto semplicemente un incubo. Ok, me ne vado un po' da Violet, forse perché solitamente lei è contabile, lavora fino a tardi. Oh mio che Dio, vai! Ciao! Scusami, scusami, ma porca miseria, sta succedendo un casino. Ci sono dei fantasmi in casa mia. Oh, proprio come era successo in casa mia di Ivy. Però alla fine non c'era niente. Non è che magari sono venuti da me i fantasmi? No, ma che do io? Noi abbiamo scoperto che era tipo un buco sul muro, mi sembra. Una cosa del genere. Vuoi un tè? Tutto ok?
Io onestamente magari un tè lo accetto volentieri, Violet. Come ok, Dio. Ti faccio un tè. Ti giuro. Il fatto è che era proprio la mia famiglia. È stata, c'era Dolcetta fuori la finestra che mi ha detto perché Svisa è pesa ne è caduta. Oh, ma sai che cos'è? Forse è perché non riesci a metabolizzare bene il fatto che la tua famiglia sia morta e quindi... Credi che sia solamente una roba psichica, magari? Semplicemente sì, di testa? Sì, non ti devi preoccupare. Stai passando, Violet! Stai passando, eh? È vero! Ma perché forse stai lavorando troppo? Sei troppo stressato, tu? Ma che io sono disoccupato del cavolo che è riuscito a vivere grazie ad una vincita in lotteria, Violet. Ma cosa stai dicendo? Insomma, essere dei falliti è stressante. Ma cosa stai... Cioè, essere dis... Noi volevo dire... Guarda, Violet, mi piace te. È arrivato il sonno, sì, grazie mille. Ciao. Miglioralo, però, magari... Beh, ci meno... Ciao. Violet. Ok, ciao. Ah, mio Dio, mio Dio. Ok, se ne sia andata completamente la mia famiglia. Perché questo corridoio sembra così tanto buio? Porca miseria, non mi piace questa cosa. Non mi piace per nulla questa cosa. Cosa? Non voglio entrarci lì dentro. Ve lo scordate. Ve lo scordate. Ve lo scordate. Violet, scusate. Perché mi sarebbe vero. Io in effetti sto parlando nella scala. Mi sento tutto il palazzo così. Con la mia chiave riuscirò ad uccidere tutti i demoni. Tutti quanti. Lo sapevo che dovevo riprendermi l'arma, la pistola laser. Una chiave. Qualcuno. Qualcuno. Sembrerebbe di no. Ora alzo la testa e c'è qualcuno sicuramente in bagno. Ok, non c'è nessuno. Sicuri, vero? Sì, ok, non c'è nessuno. Perfetto. Ok. Pian pianino. Magari adesso è comparso qualcuno in questo momento, probabilmente. Ok, allora veramente questo bagno non è infestato. Allora questa porta tra poco si chiude. Ok, non si sta chiudendo neanche la porta. Ottimo, ottimo, allora... Mi sa che sono ritornato psichicamente normale, ok? Va bene, allora non c'è nessuno che mi sta perseguitando, giusto? Adesso mi compare qualcuno in scala. Non c'è neanche nessuno qua. Ok, ok. Va bene, va bene. Quindi non c'è proprio nessuno. Sono solo. Magari adesso stanno dentro l'armadio. Ok, no. Non è vero. Hanno paura della mia chiave. Lo sapevo, devo utilizzarla di più questa chiave. Ok. Perfetto, perfetto. È proprio come voglio che vadino le cose. Perfetto, ok. Ok, allora buonanotte a me. Oh mio Dio. No, ma c'è una manica messa male. Perché non riesco a parlare? Non riesco a parlare. Sto parlando solo con la mente. Ah! Oh mio Dio, non riesco a muovermi. Ragazzi. Ah, ciao papà. Ciao, ciao papà. Streamer. Oh papà, sei pronto adesso a crepare di nuovo? Ah, cosa ti aspettate? È arrivato il momento di unirti a noi. Sei pronto papà? Perché molto presto andrai insieme a noi nell'universo dei demoni. Per come il demone i miei figli si è portato. Sei pronto papà?
Dolcetta, Dolcetta, ti ho sempre amata. Farà male solo all'inizio. Ti ho sempre amata. Dio santo, papà! Mi dispiace, ma è tutto il momento di farla finita in questo mondo. 3, 2, 1. Ah!